Buonasera. Nuovo episodio di vandalismo. Durante la notte è stata imbrattata con svastiche e simboli nazisti l'auto di un giovane senegalese. Sul caso indagano i carabinieri per risalire al colpevole e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza al ragazzo proprietario dell'auto. In primis Serena Lenzotti, che ha denunciato l'accaduto in un post via social, seguita dalla risposta del sindaco Menani, che afferma che chi prende di mira un cittadino sassolese, riducendo in questo modo la sua vettura, oltre a compiere un atto razzista, è un vero e proprio delinquente. Tutto esaurito nella sede di Confindustria Ceramica per l'ultimo concerto della rassegna estiva. A salire sul palco con lo show Made in Emilia sono stati i Borghi Bros e la loro band, che hanno presentato una raccolta delle migliori canzoni dei più famosi artisti emiliani come Neck, Pierangelo Bertoli e Vasco Rossi. Ed ora passiamo allo sport. De Frel e Romagna, due degli ultimi acquisti del Sassuolo Calcio, sono stati presentati questo pomeriggio alla stampa. Ecco le loro Una parole. volta, altra presentazione e altri ragazzi, uno nuovo e uno invece già che conosciamo. Per cui Greg De Frel, che è rientrato qua con noi, posso dire soltanto una cosa: per noi è stata una grandissima soddisfazione perché avevamo scelto già da un po' di tempo lui come giocatore, lui come ragazzo. E sapevamo e abbiamo tra l'altro lottato anche molto perché c'era molta concorrenza da parte di varie società. Il fatto di far sì che lui sia arrivato qua a Sassuolo è stato soprattutto per merito suo, perché è stata una sua decisione, una sua scelta, per cui per noi questo è diciamo che è un motivo di vanto, proprio perché vuol dire che abbiamo lasciato un buon ricordo e soprattutto sa che cosa può trovare e quello che noi possiamo dare. Filippo Romagna invece qua alla mia destra, con Filippo parlavo poco fa e gli ho raccontato che nel momento in cui lui era primavera della Juventus era già un nostro obiettivo. Dopo noi in quell'anno lì avevamo preso Cassata, stesso anno, stesso gruppo di lavoro, non potevamo in quel momento fare un altro tipo di investimento, ci era dispiaciuto, ma credo che anche in questo caso aver preso un giovane del 97, nazionale under 21, una cosa e l'altra, penso che vuol dire che il progetto del Sassuolo Calcio che punta sui giovani lo stiamo portando avanti. Per cui anche su questo posso dire anche grazie, perché credo che entra a far parte di un gruppo che penso che mai come quest'anno possa essere considerato un gruppo competitivo. Al termine del campionato scorso, ai primi di giugno, ci eravamo posti degli obiettivi, sia in entrata che in uscita. E siamo riusciti a portarli a casa tutti, per cui per il voto penso che possiamo darci tutti, perché tutti vuol dire dal mister, da Giovanni Rossi, lo scouting, perché c'è un lavoro di gruppo, non c'è mai la scelta di un singolo, penso che possiamo darci un bel otto. Avevo un po' la scelta tra Sassuolo e Sampdoria, che mi hanno chiamato tutti e due. Ho pensato un po' perché alla fine, anche l'anno scorso, sono stato bene. Però, come ha detto anche il direttore, qua per me è stato 2 anni fantastici e niente. Poi ho valutato, ho guardato anche la squadra, ho sentito il mister che mi ha chiamato, ho guardato tante cose. Alla fine ho seguito il cuore e ho scelto di venire qua perché penso che la squadra è forte e mi vedo anche fare bene quest'anno con il gruppo che abbiamo qua. Penso che la squadra è migliorata, anche si vede anche oggi che sono tanti nazionali, tanti giovani forti e anche su questo la scelta ha fatto che vengo qua. Pensiamo a quest'anno a fare bene già, io per me sono una cosa nuova con il mister, con il gruppo. Vedremo cosa possiamo fare, per me siamo forti, adesso c'è da lavorare e poi vedremo dove possiamo arrivare quest'anno. Già primo penso che siamo molto forti davanti, però per un gruppo, per una squadra più siamo e penso che meglio è per la squadra. E per me, io l'ho già detto, ho giocato un po' dappertutto, io mi metto, provo di fare il meglio dove mi mette il mister. Però anche l'anno scorso penso che seconda punta mi trovo molto bene. Seconda punta con due attaccanti, uno dietro,
mi trovo bene, però come l'ho detto non è un problema giocare esterno o dietro le punte. Da ormai qualche anno che ci inseguiamo un pochino e finalmente è arrivato il momento. E anche l'anno scorso, sì, a gennaio c'era stata, non dico l'opportunità, però le società si erano sentite, alla fine però non è andata in porto. E adesso finalmente, dopo parecchio tempo, ho la fortuna di essere qua. C'è stato parecchio interesse da parte della società e poi, ragionando col mio procuratore, parlando anche col Cagliari, abbiamo ritenuto Sassuolo la scelta migliore, la soluzione migliore per me, e secondo loro e soprattutto secondo me questo può essere l'ambiente giusto per crescere, e per far bene, per esprimere al massimo le mie potenzialità. La mia filosofia è pensare, no, giorno dopo giorno, quindi penso che questa sia un po' l'idea di tutti, ovvero pensare di partita in partita, di domenica in domenica, e poi vedremo un po' cosa a fine campionato, verso la fine, a che punto saremo. Però secondo me dobbiamo pensare di fare un passo alla volta. Stamattina anche ho parlato con Locatelli, e ci conosciamo da parecchi anni, tra nazionali e settore giovanile in cui abbiamo giocato contro. E però anche qua in questo gruppo conosco, magari non bene, però ho parlato in passato con diversi ragazzi, tutti mi hanno parlato molto molto bene della società, del gruppo, dello spogliatoio, dello staff, e penso non ci saranno problemi per l'inserimento. Io devo essere sincero, io sono comunque contento di questi 2 anni a Cagliari, perché penso di essere cresciuto. E ok, la scorsa stagione magari non ho fatto troppe partite, comunque quelle che mi aspettavo di fare, però ho sfruttato comunque ogni singolo allenamento per crescere, e quindi anche se magari non ho avuto troppe occasioni, però adesso mi sento più forte, e quindi non lo vedo assolutamente come un passo falso. E ho avuto la fortuna, sì, di far parte di tutte le nazionali giovanili, e ho avuto anche la fortuna di fare 2 stage con la nazionale A, non convocazioni ufficiali, però solo degli stage. E sicuramente quello è un sogno per il futuro. Per il momento il mio primo obiettivo è quello di far bene qui e riuscire a dimostrare il mio vero valore qui. In arrivo questa domenica la 12esima edizione della Corri Sporting, manifestazione podistica organizzata dallo Sporting Club di Sassuolo. I partecipanti potranno scegliere tra 3 percorsi, uno da 3,5 km, uno da 7,5 km e uno da 14 km. Il ritrovo è fissato per le 8 davanti al club, la partenza è alle 9, quota di iscrizione di 2 euro. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG, è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani, buona serata!